Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Positive ABD. Io sono Domenico e soffro di colite ulcerosa. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella così potete restare aggiornati su tutti i video che escono qui sul canale. Inoltre vi ricordo di andare ad iscrivervi su tutti i miei social che trovate qui sotto nell'info box, quindi andate e iscrivetevi. Nel video di oggi, ragazzi, vi parlerò della mia esperienza con lo sport e la colite ulcerosa, quindi come ho coniugato queste due cose. Vi parlerò quindi della mia esperienza, ma vi avevo lasciato nell'ultimo video dicendovi, dove vi avevo parlato appunto di Infliximab, se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra a sinistra, andatelo a recuperare. Vi avevo detto che il 6 marzo del 2020 era successo qualcosa, non vi avevo detto se qualcosa di positivo o qualcosa di negativo, ve lo dico in questo video ed è successo qualcosa di positivo, quindi buon per me. E qual è stata questa cosa positiva? Sono andato praticamente a fare tutti i controlli in ospedale, quindi la solita colonoscopia, quindi anche tutte le altre analisi, e che cosa è risultato? Che sono in remissione, quindi non faccio più un'infusione di infliximab ogni 2 mesi, ma bensì ogni 5 e soltanto per mantenimento. Ok, in questo video quindi vi voglio parlare della mia esperienza con lo sport, perché penso che se sono riuscito ad andare in remissione dopo che avevo iniziato infliximab, perché sempre nel video su infliximab vi parlavo del fatto che facendo l'infusione ogni 2 mesi, il primo mese stavo bene, mentre il secondo mese iniziavo a stare un po' malino. Allora volevo migliorare questa condizione. Uno dei pezzi del puzzle, diciamo, che mi hanno portato alla revisione, almeno a mio modo di vedere, o meglio quello che ho fatto io per cercare di migliorare la situazione e stare meglio anche almeno il secondo mese, è stato appunto lo sport. Non solo lo sport, ma è stato uno dei tasselli. Prima di tutto vediamo quindi perché lo sport in generale fa bene. È una mia visione, ovvero che qui sulla vita terrena l'unica cosa che è realmente nostra è il corpo. Infatti tutto il resto, tutto magari ciò che possediamo, che a volte diciamo essere nostro, in realtà non è realmente nostro. Cioè io posso dire questa telecamera con cui sto registrando è mia, ma in realtà non è effettivamente mia, soltanto diciamo l'ho comprata io, la sto utilizzando io, però in realtà fa parte del mondo. Però il corpo è realmente mio, e quindi prendere la decisione di prendersene cura è una decisione saggia. E poi vediamo perché io ho deciso di fare dello sport o dell'allenamento fisico per la colite ulcerosa. Mi ricordo che appena ho avuto la diagnosi di colite ulcerosa io mi sentivo spesso stanco, soprattutto venivo da un periodo difficile, e quindi quello che avevo in mente era di riposarmi il più possibile per non essere stanco. Ma dopo un po' iniziava ad essere un circolo vizioso: più mi riposavo e più ero stanco. Allora ho iniziato a pensare che non era il riposo quello che mi serviva, ma bensì magari muovermi. Quindi mi sono iscritto, mi ricordo quando già nel periodo di azatioprina, quando facevo azatioprina, perché prima di infliximab ho fatto azatioprina, se non avete visto il video dove ne parlo ve lo lascio sempre qui a sinistra, già mentre facevo azatioprina ho iniziato con lo sport. Mi ricordo che mi ero iscritto a karate, però non lo avevo preso molto seriamente. Iniziai a prendere un po' più seriamente lo sport dopo un anno o 2 anni che facevo già infliximab, quindi magari verso il 2015, circa 5 anni fa. Dopo karate ricordo che un anno con il mio migliore amico iniziamo a correre d'estate, e quindi sono stati, diciamo, i primi 3 mesi in cui ho iniziato a vedere un po' come allenarmi anche da solo. Però dopo l'estate, diciamo, non avevo più tanta possibilità di correre all'aperto, soprattutto quando inizia a fare un po' più freddo e passa un po' la voglia di correre all'aperto. Allora ho deciso di iscrivermi ad un corso in piscina. All'inizio andavo soltanto una volta a settimana perché non ero abituato e volevo soltanto, diciamo, un po' sperimentare. Piano piano iniziai a voler fare un po' di più, quindi iniziai ad andare 2 volte a settimana e poi 3 volte a settimana. Dopo la piscina ho iniziato a voler migliorare anche magari un po' il mio fisico, e quindi mi sono iscritto parallelamente alla piscina anche in palestra, quindi andavo 3 volte in piscina, 2 volte in palestra, e lì iniziai a capire anche qualcosa in più sull'allenamento. E piano piano, quindi, poi dalla palestra mi è iniziato anche a piacere il corpo libero, quindi sfruttare già il mio corpo per allenare i muscoli. E poi ad esempio mi sono iscritto anche a ginnastica artistica perché volevo imparare la verticale e fare qualche salto mortale. Tutto questo quindi poi mi ha portato fino ad adesso, in cui riesco a fare un allenamento il più completo possibile, quindi cerco di allenare un po' i muscoli per avere un po' di forza, cerco di fare anche degli allenamenti per il miglioramento cardiovascolare, quindi il famoso cardio che si può fare in tantissimi modi,
quindi facendo uno sport oppure appunto facendo un po' di ciclette, un po' di corsette, eccetera, e poi cerco di mantenermi il più flessibile e mobile con il corpo facendo appunto dello stretching. A mio modo di vedere, lo sport mi ha aiutato, diciamo, in tanti fattori della vita e soprattutto anche a essere meno stanco con la politurcerosa, e magari mi ha portato anche ad arrivare ad avere una vera e propria remissione dalla malattia. Ovviamente non penso che sia stato soltanto lo sport che mi ha portato a questa remissione, penso che sia soltanto un tassello. Infatti mi sono impegnato anche su altri aspetti della vita, che sono stati appunto quello della nutrizione, quindi il mangiare in maniera corretta, e anche, diciamo, il fattore psicologico. Questi altri due tasselli ve ne parlerò in prossimi video. Prima di concludere il video, ragazzi, se vi è piaciuto mettete un mi piace al video e soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanella e di passare da tutti i social. Inoltre, se volete sostenermi e sostenere questo canale e questo progetto, potete donarmi al link che trovate sempre qui sotto in descrizione. Ringrazio tutti quelli che sono arrivati quindi alla fine del video e noi ci vediamo nel prossimo video, dove vi parlo della mia esperienza con l'alimentazione. Un saluto da Domenico.